Cominciamo? Cominciamo? Dunque, la ragazza nuova come si chiama? Ah, scusa. Silvia. Lei è Silvia. Buongiorno. Ciao. Benvenuta. Grazie. In questa gabbia di matti. Benvenuta. Allora Paolo, eccomi. Di cosa parliamo oggi? Allora, visto quello che appunto, diciamo anche rispetto a settimana scorsa, è stato molto interessante appunto verificare anche su noi stessi il discorso dell'ascolto, con i vari gradi di ascolto, tutte queste cose qua. Sì. Però come ci dicevamo noi anche poi tra di noi, quello che avevo pensato anche in merito al lavoro che è venuta a fare Silvia qua con noi, che diciamo che in qualche giorno è stato abbastanza intenso per lei, però prolifico, è anche perché tutti gli altri si sono trovati pronti. Adesso mancano altri ragazzi che stanno con noi, però io poi li porto avanti, quelli. E la cosa interessante è stata questa, cioè proprio dell'ascolto, cioè imparare a fare questo silenzio, cioè riuscire ad essere ascoltati, che è quello che poi stavamo discutendo, che purtroppo poi tutte le persone, che anche magari io col lavoro che faccio, mi cercano perché magari vorrebbero gestire in un attimo dinamiche familiari, soprattutto in questo periodo, con come devo comportarmi con mia figlia, con mio marito, per inerenti magari a scelte diverse, no? Anche qui c'è sicuramente una visione spirituale nelle dimensioni relazionali, no? Magari arrivare anche a quello stato di meditazione o di comprensione addirittura, no? Però molte persone devono capire che ci sono delle fasi, secondo me, che giustamente fino a quando non raggiungi quello stato di coscienza, non vuol dire essere comprensivi, essere poi fessi o farsi trascinare da un ruolo in un qualcosa, se un figlio, se una madre, se, cioè, però oggi ci sono dei fatti molto evidenti che stanno creando veramente separazione già dalla famiglia, diciamo, no? Proprio per delle scelte che siamo costretti a fare ultimamente. Quindi, ecco, magari tu ci sai sicuramente, con altre parole, da quello che poi, con chi ha già capito la visione spirituale delle cose, ci può aiutare a tutti a vedere anche differentemente il fatto di come gestire queste cose in questo periodo, in questo momento. È chiara la domanda, Max? Chiarissima, chiarissima. Sì, c'è un brano del Vangelo. Voi sapete che io mi rifaccio spesso al Vangelo, anche altre tradizioni, però soprattutto al Vangelo. E c'è un punto che praticamente è incomprensibile. E in questo passaggio si racconta che Gesù stava parlando con i suoi discepoli e arriva qualcuno e gli dice: Gesù, Gesù, sono arrivati tua mamma e i tuoi fratelli. E lui risponde una cosa che è fuori, completamente fuori dal mondo, fuori dai gangheri. Cioè dice: mia mamma, i miei fratelli, loro sono mia mamma e i miei fratelli. Ora, questo ci indica già un aspetto secondo me importantissimo, e cioè che l'insegnamento evangelico, che a mio parere è un vero e proprio manuale di sviluppo interiore, io non ho dubbi su questo, non tanto perché credo in quello che viene detto, non è il mio modo di fare, quello di credere in qualche cosa, ma perché ogni volta che sono in contatto con qualche passo evangelico mi rendo conto che è assolutamente in linea con quello che poi penso profondamente, quelle che sono le mie esperienze. E questo è sempre stato così oramai da tanti anni, per cui so che ogni volta che ho delle perplessità, leggendo qualche parabola, questa perplessità mi abbandona alla svelta, perché quando si entra in un certo modo di pensare, e tutto appare così evidente, così chiaro. Il problema di questo periodo evolutivo è, ce ne sono tanti, ma uno in particolare
è il fatto che tutti quanti noi abbiamo sottovalutato in un modo o nell'altro le parole di coloro che avevano occhi per vedere. E cioè, ho nominato il Vangelo, ma ci sono mille altri esempi, ma non abbiamo abbastanza tempo per vederli tutti. Potrei citare Steiner quando diceva 100 anni fa, guardate che fra 100 anni, no, no, non ha detto fra 100 anni, ha detto tra un po' ci sarà un periodo in cui alcuni esseri cercheranno di, detto proprio in sintesi, cercheranno di rimbambire gli esseri umani con delle sostanze particolari. Comunque ho fatto degli incontri, quindi questo è solo un esempio, e sono un esempio di quei tanti profeti, diciamo così, che hanno visto chiaramente nel futuro. E anche lì ho fatto degli incontri per spiegare come si legge il futuro, però anche quello poi sono tutte cose che un po' alla volta vi guardate da soli. Ma quindi il grosso problema è che tutti quanti noi, in generale, come umanità, abbiamo tralasciato completamente di dare importanza a quelle che sono delle parole di saggezza, completamente. Vi faccio un esempio. Qual è il principio del buddismo? L'attaccamento è la causa di tutte le sofferenze dell'essere umano, detto proprio in due parole. E noi quando leggiamo questa cosa, che bello, l'attaccamento crea tutte le malattie. Cercate di capire, adesso sono un po' per compartimenti stagni, però il senso di questa cosa la comprendete facilmente. Il problema qual è? Che leggiamo questa cosa, possiamo anche apprezzarla dal punto di vista intellettuale, possiamo anche apprezzarla dal punto di vista interiore, perché possiamo sentire una certa attrazione, un certo innamoramento per le parole di maestri, e questo è già un passo importante. Però, bisogna dire la verità, ce ne sbattiamo completamente, o perlomeno, fino a che non ci sono delle occasioni esterne che ci spingono verso una certa situazione, diciamo, vabbè, Gesù ha ragione, però, vabbè. Quindi questa è la principale causa del disastro che stiamo vivendo, perché se le persone, non sto parlando di voi, ma se la normalità delle persone non ha mai dato alcun cenno di vita rispetto delle parole che erano importanti, dei messaggi che erano importanti, beh, adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Sto parlando anche di me, perché pur sapendo quello che sarebbe accaduto, però mi dicevo, boh, ho già un po' di anni, forse riesco a cavarmela. Forse riesco a ritornare là di là senza affrontare questa bestialità, questo periodo di demenza collettiva che noi stiamo vivendo. E invece, fortunatamente, eccomi qua ad affrontare questo periodo meraviglioso, perché questo periodo è proprio, a parte quindi che in tanti l'hanno profetizzato, ma è meraviglioso perché ci costringe in un certo senso a fare, a pensare quello che altrimenti avremmo lasciato un po' da parte. E cioè, per esempio, quando Gesù dice lì dov'è il vostro cuore, il vostro tesoro, e quindi accumulate beni che non possono essere rubati o che la ruggine non può consumare. È di una semplicità estrema, semplicità estrema. Cosa succede? Ognuno di noi ha la sua famigliola, la sua casetta, il suo lavoro, il suo cagnolino, il suo gattino. E va bene, andiamo avanti, non c'è niente di male in tutto questo. Il problema è che non sempre riflettiamo a fondo su queste frasi e sul senso che hanno nella nostra vita di tutti i giorni. Anche se ci rendiamo conto da qualche parte che quando partiremo da questo pianeta non ci porteremo via niente. Niente, comprese tutte le cose che possediamo, ma compresi anche alcuni affetti o alcune amicizie che sono più un gioco di ruolo che neanche veramente dei rapporti essenziali della nostra vita. Quindi questo periodo è benedetto da un certo punto di vista, maledetto da un certo punto di vista, ma anche benedetto da un altro, perché ci spinge verso la direzione verso la quale noi dobbiamo andare, su questo non c'è alcun dubbio. E cioè per uscire da questo casino bisogna ritrovare noi stessi e smettere di essere dei tiepidi nei confronti dell'insegnamento che abbiamo ricevuto. E quindi in base a questa concezione
sulla quale potremo parlare anche a lungo, ne parleremo anche perché è estremamente importante. Quindi ci facciamo la nostra vita fino a quando qualche cosa ci fa ritornare verso la nostra direzione. È un po' come se ogni anima, quindi ognuna delle nostre anime, avesse scelto un certo tipo di cammino, un piano di volo, e cioè ognuno di noi prima di nascere ha programmato un itinerario, che è un itinerario chiaramente di vita di tutti i giorni, non è un itinerario da qui a Bangkok, a Milano, anche a volte anche, però è soprattutto un itinerario di crescita interiore. E ora, qualche volta semmai parleremo di quanto l'anima umana è in grado di stabilire questo piano di volo con autorevolezza intima, oppure se questo piano di volo viene definito da entità che ci spingono all'esistenza. Ma anche questo, se poi me lo ricorderete, ne parleremo perché è estremamente interessante. Però ammettiamo che ognuno di noi abbia scelto un certo tipo di destino. E questo destino è qualcosa di ineluttabile, perché l'abbiamo scelto noi. È un po' come dire, scelgo di studiare all'università fisica nucleare, indubbiamente le difficoltà saranno molto diverse dallo scegliere una facoltà di filosofia. Sono cose estremamente diverse. Quindi, evidentemente, se scelgo una certa via, mi troverò davanti a delle difficoltà che sono ben precise. Boh. In questo momento evolutivo la stragrande maggioranza di esseri umani non ha idea di quale sia questo piano di volo. Anche questo, se volete, lo vedremo, però non ha idea. C'è una persona, vive, mangia, beve, dorme, ma se qualcuno gli chiede, in generale, se qualcuno gli chiede ma qual è il senso della tua esistenza, cosa sei venuto a fare qua? Ci sono delle linee precise che vanno bene per tutti, però poi ci sono anche delle linee individuali. E possiamo dire che una vita è realizzata completamente non quando è bella o è brutta o uno diventa potente o famoso, no, semplicemente quando ognuno di noi è in grado di comprendere questo piano di volo, avete capito, no? Una direzione esistenziale, e comprenderla e attuare questo piano di volo. Questo piano di volo prevede degli scali, proprio come se noi fossimo all'interno di un viaggio internazionale. Ogni scalo rappresenta una prova particolare. Tutti quanti noi abbiamo sofferto, tutti quanti noi abbiamo avuto dei problemi. E questi problemi, ci sono quindi una grossa fetta dei problemi che noi affrontiamo durante l'esistenza, che sono i nostri problemi. Nessuno ce li toglie, perché siamo nati apposta per questo. Faccio un piccolo esempio per chiarirvi meglio. Se un'anima viene a imparare il perdono, per esempio, è evidente, assolutamente evidente, che nel suo piano di volo ci sarà a un certo punto l'impressione che qualcuno nel mondo esterno ci danneggi. Questo è evidente. Non si può imparare a perdonare se tutti ci dicono che bravo, che bello, che brava, che bella, che bella che sei, che brava, che bella. Vuoi dei soldi, ti pago le bollette, tutto a posto. Non esiste questa cosa. A un certo punto si viene in contatto con qualcuno o con più situazioni che sono lì apposta per, sono come se fossero delle pietre che noi troviamo sul nostro cammino e sulle quali inciampiamo in continuazione. Beh, se siamo venuti per imparare il perdono, è chiaro ed evidente che a un certo punto nel nostro piano di volo, cominciate a capire, quindi ci sono delle tappe, troveremo qualcuno che, e noi avremo l'impressione che qualcuno ci offenda, che qualcuno ci faccia del male, e poi affrontiamo come possiamo questa esperienza, poi gli anni passano e molto spesso ci si rende conto che effettivamente quella era una prova animica. E qual è il problema? Il problema è che ci sono esseri umani che si rendono conto di questo passaggio abbastanza velocemente, cioè capite, c'è qualcuno che vi dà fastidio e voi dentro, per qualche ragione, che magari vedremo anche, ma voi dentro percepite che in quella situazione c'è qualcosa di importante. Forse non sapete ancora come gestirla, forse non vi è ancora chiara la cosa, però, vedete, un conto è affrontare un disagio e non avere la minima idea. E quindi affrontare questo disagio, questo attrito nei confronti delle persone,
senza avere un'idea di che cosa voglia dire. Per cui noi diciamo, ah no, ma perché a me? Perché? Perché proprio a me? Perché? Cosa ho fatto? Non gli ho fatto niente. Questo è il primo atteggiamento che noi abbiamo. Quando si incomincia un lavoro su di sé, quando si incomincia a esplorare il proprio mondo interiore, si incomincia a vedere che le cose hanno un senso, questo è importante. Per cui, anche se non lo vediamo subito, non importa. Cioè, vi faccio un esempio pratico. Adesso esco, faccio un giro e c'è qualcuno che mi insulta, in qualche modo. Non so cosa potrebbe dirmi, perché a un certo punto l'insulto non esiste più. Però magari mi dice, hai il naso lungo. Vabbè, a parte che è una caratteristica che vedo, che non sono il solo in questo pianeta. Hai il naso lungo, quindi la cosa mi fa molto piacere. E mettiamo che io mi arrabbi per questa cosa. Beh, posso arrabbiarmi, quindi prendermela con la persona. Posso, come altra soluzione, arrabbiarmi, ma comunque comprendere che l'altro sta semplicemente prendendo di mira una parte di me che non è essenziale, come dicevamo prima, cioè un qualche cosa che non è quel tesoro di cui Gesù parla. Capite cosa voglio dire? Quando Gesù dice, guarda che lì nel tuo cuore c'è l'essenziale, beh, nel mio cuore non c'è la lunghezza del mio naso, non conta assolutamente niente. Per cui, vedete, prima cosa, vado a litigare con quella persona. Seconda cosa, ci litigo, però poi rifletto. Terza cosa, ci litigo e mentre ci litigo ho un barlume di saggezza. E quindi sto litigando, ma questo litigio perde un po' delle sue energie perché da qualche parte qualcosa in me si è risvegliato e si chiama il testimone, cioè si chiama l'osservatore all'interno. Quando si risveglia l'osservatore, la situazione che avete davanti cambia, pur essendo la stessa, cambia per il vostro stato di coscienza. E poi ci sono tanti gradini fino ad arrivare all'ultimo gradino in cui la vostra reazione è una bella risata. Perché? Perché quando incominciate a vivere in tempo reale, vi rendete conto di quello che vi sto dicendo. Cioè, ancora una volta, se voi uscite domani mattina e non vi ricordate più quello che abbiamo detto oggi, non lo so, avrete un certo tipo di reazione. Ma se noi dovessimo stare insieme a lungo questo pomeriggio e vi dovessi parlare in profondità di questo, e voi vi sentiste, parlo alle donne, perché parlo alle ragazze, preferisco, e voi vi sentite impregnate di questo ragionamento che stiamo facendo, è possibile che all'interno del vostro cuore si risvegli qualche cosa. Quindi vi arrabbierete, poi direte, oh, momento, che cosa ho imparato ieri? Ho imparato che forse questa è una prova che mi serve per comprendere, per diventare un po' più saggia, per andare verso quel cammino che Gesù o Buddha mi indicavano. E quindi fare un po' un esame di coscienza di ciò che per noi è essenziale e non è essenziale. Tra l'altro tutto questo è alla base proprio della malattia e della risoluzione della malattia, perché quando abbiamo un piano di volo e lo seguiamo, abbiamo le malattie che ci spettano. Cioè, è come se noi avessimo delle prove che ci spettano. E è praticamente impossibile su questo pianeta non essere ammalati in qualche modo, è impossibile. Poi magari lo vediamo, voi segnatevi tutte queste cose, poi le vediamo un po' alla volta, le vediamo, non si può vedere tutto nello stesso giorno. Però la maggior parte delle persone aggiunge a quelle disfunzioni, a quegli attriti esistenziali che ha anche una marea di altri attriti che sono indotti dalla società, che sono indotti dalla nostra ignoranza nei confronti di come funziona l'esistenza. Vediamo se capite. Se devo quindi imparare il perdono, avete capito bene, perché è una cosa estremamente semplice, troverò prima o poi qualcuno che mi offende, che mi danneggia, affinché io possa imparare quella cosa. È evidente questo. Affinché Gesù, attraverso la crocifissione, si realizzi e risorga, beh, ci vuole qualcuno che gli pianti quel chiodo, che gli pianti quel chiodo nella mano, altrimenti le cose non si realizzano. È un po' come se Gesù andasse a cercarsi qualcuno che gli pianta quel chiodo. Per favore, piantami quel chiodo, se no non posso portare a termine la mia missione. Quindi questo pianeta è così. Ci sono in un certo senso i crocifissi e i crocifissori. L'importante è che noi che facciamo un lavoro
di qualità, un lavoro interiore, è importante che comprendiamo che essere crocifissi è normale, anche se questa cosa ci può piacere o non piacere, ma che crocifiggere è un'altra cosa. Cosa vuol dire? Riceviamo un'offesa, possiamo rispondere con un'altra offesa, e cioè a un crocifissore rispondiamo da crocifissori, e il pianeta sta andando avanti così da millenni. Ora, in questo periodo evolutivo, le cose stanno cambiando profondamente, e cioè si comincia a scoprire che la vera forza non sta nella reazione sullo stesso piano, questo piano è orizzontale, ma sta nella realizzazione di una forza interiore. E da questo si capiscono altre frasi dei Vangeli che altrimenti sono incomprensibili. Quando qualcuno, dice Gesù, quando qualcuno ti ruba il mantello, tu dagli anche la tunica. Sono cose incomprensibili. Quando qualcuno ti costringe a fare un miglio, tu fanne due. Sono cose che, lasciamole perdere. Ma è lo stesso messaggio del buddismo e di tutti coloro che si sono risvegliati in qualche modo. Allora, in questo periodo, per farla breve, vi ho fatto un po' un'introduzione per farvi capire bene di cosa stiamo vivendo. In questo periodo ci viene chiesto di fare quello che i maestri ci dicono da sempre, e cioè seriamente considerare ciò che è essenziale per noi e ciò che non lo è. Questo è un lavoro intimo, e cioè nessuno dall'esterno può stabilire cosa è importante per voi, cosa non è importante per voi. Vorrei chiarire anche questo concetto. Certo, un aiuto dall'esterno è benvenuto, e la crescita della coscienza è fatta comunque da persone che si aiutano vicendevolmente, ma alla fine diventa sempre un rapporto intimo con noi stessi. Vi faccio un esempio. Potrebbe essere, in alcuni stati di coscienza, che avere una macchina grossa possa essere utile per l'evoluzione di quella persona. Quindi, se io vedo qualcuno che ha una macchina grossa che fa boom, 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 e qua ci sono tanti, per esempio, con quei motorini che fanno casino, e sembrano sempre in un gran premio, passano, non so da voi, ma qui passano. Beh, non posso affermare che questo atteggiamento, che sembra sempre infantile, non sia quello giusto per il momento evolutivo delle loro anime. Questo è solo un esempio. Poi, evidentemente, qualcuno che incomincia a considerare seriamente ciò che è essenziale per lui potrebbe da solo arrivare alla conclusione che tante cose le può eliminare. Tante cose che sono in più, tante comodità che sono in più, si possono eliminare, e queste esperienze che fate voi di comunità, di stare insieme, vi insegna anche questo. Questo è un aspetto importante, cioè vi insegna a condividere le cose, e questo è un aspetto importante per la crescita.